Da quel giorno tutto ebbe inizio. Tu da oggi sarai il mio attendente. Sarà un piacere. Il suo nome è... Com'era John? Sono José. José. Si tratterebbe di lavorare in questa casa. Si tratta di dare ascolto alle richieste di Kumiko. Lavora con scrupolo. Va a raccogliere dei quadrifogli. È capricciosa. Se guardi ti gonfio di botte. Spaccona. Vattene via, estraneo. Lunatica. La faccio piangere sul serio. Però... Portami con te. Portami con te fino a dove si trova il mare. Quella lì è rimasta completamente sola. Sei proprio fortunato, tu. Puoi andare nei posti che preferisci. Fuori è pieno zeppo di bestie spaventose. La storia che i desideri si avverano era una superstizione. I desideri? Vuoi verificarlo tu stessa, giusto? Sei sfacciato per essere un attendente. Guarda che l'estate dei 22 anni viene una sola e unica volta! Si è sempre impegnata per il suo sogno. Ma i sogni sono sogni e la realtà è la realtà. Io non voglio più tendere la mano verso nulla. Non rinunciare a quello che ti piace. Ma perché devo farmi dire una cosa del genere da te? Il compenso non ti verrà più pagato. Attendente, è il tuo ultimo lavoro. Io non raggiungerò niente. Non ho mai raggiunto niente. È così dalla nascita. Perché hai una faccia che sembra così triste? Ma cosa vuoi saperne tu? Questa potrebbe essere la mia prima e ultima occasione. Per favore, lascia libero Tsuneo. Te lo chiedo per favore, aiutalo. Non lo faccio per te. Io voglio essere il tuo attendente. Certo che sei proprio maldestro. Qualunque cosa succeda, il sogno che volevo far avverare non rinuncerebbe mai. La mia aspirazione. Tutto. I sentimenti per te. Tutto. Il dolore e le lacrime. Tutto. Sono felice. Ti ringrazio tanto. José, la tigre e i pesci.